Questa mattina la tenenza della Guardia di Finanza di Battipaglia ha dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno riguardante 47 indagati. Di questi 13 sono stati destinatari della custodia in carcere, 24 della custodia domiciliare e 10 di misure interdittive che vietano loro di esercitare attività imprenditoriali e professionali per 12 mesi. I reati contestati spaziano dall'associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, al riciclaggio, all'autoriciclaggio e all'utilizzo ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Contemporaneamente, ufficiali di polizia giudiziaria del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro del reparto operativo di Roma, del gruppo di Napoli, insieme alla Guardia di Finanza di Salerno, hanno eseguito un provvedimento di fermo nei confronti di altri 7 indagati per reati sempre legati all'immigrazione clandestina. L'adozione di queste misure urgenti è stata determinata dal fatto che alcune attività investigative hanno evidenziato che alcuni degli indagati stavano pianificando un trasferimento in paesi nordafricani, mentre altri potrebbero essere stati influenzati ad agire in modo simile a seguito dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare. Entrambi i provvedimenti restrittivi sono parte delle indagini relative all'illecito utilizzo del Click Day legato ai decreti flussi e miranti all'ingresso in Italia per motivi di lavoro da parte di cittadini extracomunitari. Le attività investigative condotte in coordinamento con il procuratore antimafia hanno permesso di smantellare un sistema illecito completo che coinvolgeva la costituzione di società ad hoc e l'utilizzo fraudolento delle identità digitali di imprenditori ignari. Si è identificata una rete composta da imprenditori, operatori patronati e liberi professionisti che in cambio di denaro facilitavano l'ingresso e le pratiche burocratiche per cittadini extracomunitari interessati. Anche un gruppo di individui, alcuni dei quali legati all'organizzazione camorristica Cesarano operante a Pompea, Castellammare di Stabia, è coinvolta nel riciclaggio dei proventi derivanti da queste attività illecite. Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati anche un terreno a Battipaglia e disponibilità finanziarie e beni per un valore di circa 6 milioni di euro, provento di attività illecita. Tra i beni trovati in possesso degli indagati vi erano anche 300.000 euro in contanti, un libro mastro relativo alle operazioni fittizie.